È stata presa in anticipo, non nego che c'è stato un momento in cui avrei voluto avere l'opportunità di continuare, però di fronte ad alcune evidenze, di fronte ad alcuni fatti, purtroppo non ho potuto soprassedere, quindi ho preferito, anche perché sinceramente non vedevo nessuno al mio fianco, vi dico, compresi i giornalisti, compresi la carta stampata. Sembrava che dovessi fare sempre io la guerra, Conte contro tutti. Invece io ho sempre lavorato in funzione della nazionale, mi sono sempre battuto in funzione della nazionale, non per me. Invece è passato sempre questo messaggio perché forse a qualcuno piaceva o comunque poteva dare l'opportunità di fare trasmissioni cioè, sinceramente non mi sono mai sentito appoggiato da nessuno. Quindi avevo il presidente che mi è stato vicino sempre, però il presidente è arrivato sempre fino a un certo punto. Però oggi la decisione è stata presa, mi dispiace, ripeto, perché questo è un percorso fatto insieme e abbiamo creato veramente una famiglia. Si lascia una traccia, secondo me, indelebile e mi auguro, ecco, che questa traccia che stiamo lasciando possa dare dei frutti, perché comunque in questo gruppo ci sono tanti ragazzi che hanno le prime esperienze e possono solo crescere e mi auguro, ecco, che in futuro si dia spazio anche alla nazionale. Ecco.